Benvenuti all'interno della mia cucina. Oggi siamo qui con gli amici di Smercato per proporvi delle ricette veramente gustosissime. Utilizzeremo la linea bio e dovete sapere che all'interno del mio Smercato la linea bio è presente da oltre 10 anni e soprattutto tutti i prodotti sono di altissima qualità e non presentano GM. La ricetta che faremo insieme oggi saranno delle mezze lune ripiene con noci ricotta e crescenza, mantecate al burro e con delle gocce di pomodoro alla fine, insomma, per dare un pochino di acidità al piatto. Direi di iniziare subito. Come primo passaggio dobbiamo preparare la pasta fresca. Per fare la pasta fresca abbiamo bisogno di farina di grano tenero, uova fresche, olio extravergine e un pizzico di Ecco qua, l'impasto è pronto, adesso lo lasciamo riposare qualche minuto in frigorifero, coperto ovviamente con un canovaccio o della pellicola aderente, e prepariamo la farcia. Per preparare la farcia utilizziamo la ricotta, la crescenza, le noci, un filo d'olio extravergine, sale e pepe. La farcia è pronta, la teniamo da parte, la lasciamo rassodare leggermente in frigorifero e prepariamo le gocce di pomodoro. Utilizziamo la passata, sale, olio e foglie di basilico. La salsa di pomodoro è pronta. La farcia è pronta e la pasta ormai è pronta per essere tirata. Quindi iniziamo a preparare le nostre mezze lune. Sono pronte, andiamo a bollirle in acqua bollente salata e sciogliamo del burro a parte con un pochino di pepe. Ed abbiamo finito il piatto, le mezze lune ripiene con noci, crescenza, ricotta, mantecate al burro con gocce di pomodoro sono pronte. Ho utilizzato tutti i prodotti della linea bio di Smercato e questo è il risultato. Mi raccomando, provateci anche voi.